Ciao a tutti, è il momento di non mollare. Allora, abbiamo fatto i primi step per il primo ciclo, ci stiamo avvicinando a quelli più importanti anche del secondo. Qui mi verrebbe da parlare in dialetto, ma lascio stare. Ma quello che dico è, ragazzi, continuate, non mollate ora, non mollate mai. Ovviamente ci sono stati i colpi di scena, ovviamente ci sono stati i momenti dove volevamo alzarci dal nostro banco d'esame e andare via perché magari qualcosa non era magari come pensavamo noi o magari non abbiamo seminato bene, sempre quel discorso della semina. Questo non vuol dire che la vita finisce qua, questo non vuol dire che noi siamo dei falliti, questo non vuol dire che noi non valiamo nulla, quindi eliminiamo tutti questi pensieri e cerchiamo di andare oltre, specialmente per chi è un artista, per chi ha iniziato il percorso dell'arte. Tanti auguri anche perché chi è artista, chi continua ripetutamente a studiare, specialmente davanti a uno strumento musicale, poi diventa un po' ossessivo, anche perché i musicisti vanno, come gli artisti in generale, tra le altre cose, vanno a trovare la perfezione, vanno a trovare la particolarità che deve uscire fuori e sono quelle piccole cose che rappresentano le emozioni, quello che vogliamo trasmettere, quello che veramente abbiamo dentro, che a parole non esce, ma con la musica, con l'arte in generale esce. E quindi a tal riguardo, ovviamente, quello che posso dire è che anche per chi deve fare lo strumento di pratica strumentale, di strumento musicale, ovviamente quello che è stato fatto è fatto, ora ci dobbiamo concentrare più che altro all'esecuzione, a quello che sarà la nostra esibizione, a quello che sarà il nostro trasmettere, no? Quindi parliamo di trasmettere. A questo punto, ovviamente, noi dobbiamo un attimino allentare, quindi andiamo qualche puntata indietro in questo percorso, di questa rubrica, di questo podcast, e andiamo indietro dove si parla di respirazione, dove si parla di eliminare i cattivi pensieri, dove si parla dove si parla di positività. Ecco, diciamo che il punto cardine di tutto è la positività. Per quanto riguarda i liceali, dei pochi licei musicali che abbiamo in Calabria, ma che ci sono, e che ai ragazzi più grandi, quello che dico, cercate di ascoltare della musica, di non arrivare a 10 ore di studio inutili, fare le ore di studio fin quando il nostro corpo è veramente attivo e quando la nostra mente è lucida per poter produrre. Perché se non è così, dobbiamo prendere una bella sedia, sederci o magari ci andiamo a fare un tuffo a mare. Quindi cerchiamo di prendere quel tempo che ci necessita per poter veramente tirar fuori tutto quello che abbiamo fatto. Ci sarà qualcuno che farà un esame di storia della musica o di armonia, ci sarà qualcuno che farà magari un piccolo intervento con un ensemble. Sono tutte cose belle, sono tutte cose belle. Ovviamente non ci sarà nessuno che sarà bravo in storia della musica, armonia, in strumento, in solfeggio, in teoria. Diciamo che in generale lo strumento, ovviamente, perché lo strumento è stato quel volano che ci ha portato verso il percorso, verso la via di riconoscerci musicisti, ma principalmente conoscere uno strumento in particolare. Per quanto riguarda il resto, sono tutte quelle chicche, tutte quelle perle che noi andiamo a mettere insieme per formare una corona, la corona dell'artista, no? In modo goliardico come una corona che non dà potere, ma che dà la possibilità di esprimere emozioni. Quindi io vi saluto, vi faccio tanti, tanti, tanti auguri. Ovviamente per qualsiasi commento, qualsiasi necessità, come state facendo, continuate, commentate sul mio canale YouTube, Cristian Gaia Live Music, e nulla. Siamo vicini, anche se lontani, ci conosciamo, anche se non ci conosciamo, ma per un semplice motivo, perché l'arte in generale va a prendere per mano tutti indistintamente. Ciao e buon proseguimento.